Salve a tutti. Allora, in questo video vi mostrerò come si realizza la treccia di chiusura e la treccia del manico. Quindi abbiamo noi già tutti i montanti inseriti. Ora noi dobbiamo inserire i montanti per il manico. I montanti per il manico. Allora, partiamo da qua. Quindi da un lato già ne abbiamo due inseriti, io ne inserisco altri tre, poi in base alla grandezza del manico che vogliamo fare. Come facciamo un bel manico rinforzato, anzi ne inserisco 4, 3, in maniera che diventino 6, 3, 2, 5 e una 6, ecco qui, e sono 6. Ora che cosa faccio io? Prendo questi 6 e li arrotolo in questa maniera. Alla punta metterò una fasciatina, così, in maniera che non si srotolino. Se si riesce a vedere, ecco qua. Allora, poi nel lato opposto ne metterò invece il doppio. Se sono 6 ce ne devono essere 12, quindi dobbiamo vedere il lato opposto qual è. Dovrebbe essere, vediamo se è questo. 1 2 3 4 5 6 non è questo, dovrebbe essere questo. 1 2 3 No, eravamo giusti qua. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il lato opposto. Quindi andiamo a inserire 12. Devono essere in tutto 12. Quindi ne avevamo 2, dobbiamo inserire 10. Questo verrà un super paniere. Molto resistente. Mi raccomando, mettete like e seguitemi per altri video. Più siete, più video faccio, più mi incentiva a creare nuovi contenuti. Ora siamo 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Allora, voglio trovare l'inquadratura giusta per mostrarvi bene. Allora, 3 e 3, 6. Ne devono rimanere. Quindi facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Attorcigliamo questi. Questa maniera. Mettiamo la solita fascettina qui per chiudere e lasciare, non farli slegare. Tutto qua, e qua facciamo la stessa cosa. Prendiamo la fascettina. Quindi creiamo un'altra treccia. E abbiamo due trecce. Ora queste trecce noi le dobbiamo unire assieme. Quindi che cosa facciamo? Una da una parte e una dall'altra. Forse è meglio l'inquadratura d'acqua. Se sì, vedo un po' meglio. Allora, questa è la treccia che dovremmo ritrovarci, sì. La torciglia e si prende questa. È il classico metodo per, antico, per fare le corde.
sorciglia. Creiamo una bella treccia. Ora utilizzo io sempre la classica fascettina per bloccarli. Abbiamo la treccia. Quindi che cosa facciamo? Andiamo dall'altro lato del paniere. Stabiliamo l'altezza. Se lo vogliamo più alto o più basso il manico. E poi attorcigliamo questa treccia che avevo fatto in precedenza a queste due. Così. Ogni volta che passiamo, gli diamo un giro ad attorcigliare in maniera che la treccia viene bella fissa, ferma. Così. Così. Ecco, questo è l'effetto. La treccia. Ora, da qui dobbiamo continuare con la treccia che chiuderà il paniere. Quindi leghiamo qui, se leghiamo qui, e leghiamo qui. Andiamo a prendere un salice, uno di questi anche più piccolini, in maniera che ci terrà la treccia ferma. Qui. Poi io a volte metto due pezzettini di legno, in maniera che mi tengono, mi lasciano lo spazio per poi inserire la treccia. Quindi che cosa facciamo? Questo ci terrà la treccia. Quindi inseriamo questo qua, facciamo uno dentro e uno fuori. Questo qui attorcigliamo e va sopra. Quindi attorcigliamo e va all'interno. Metto questo qua, attorcigliamo con i due montanti e va all'interno, all'esterno. Quindi uno dentro, attorcigliato, e uno fuori. E questa è la treccia. Uno dentro, questo attorcigliamo, prendiamo i montanti e siamo... E questa è la treccia. Uno dentro e uno fuori. Dentro e fuori. Man mano che camminiamo, le punte possono anche rimanere se danno fastidio. Quindi dentro e fuori. Ora siamo arrivati qua. Qua dobbiamo prendere questa treccia che è rimasta dentro. Ci prendiamo la treccia qua al posto dei montanti, che non abbiamo i montanti, ma ci troviamo la treccia e la attorcigliamo. Se più stretta la attorcigliamo, più resistente sarà la treccia ed un effetto visivo più. Quindi attorcigliamo. Ora tagliamo questi, che magari danno fastidio qua. Quindi attorcigliamo. E attorcigliamo, togliamo la fascetta, attorcigliamo dentro e fuori e ci ritroviamo sempre questa treccia. E ci ritroviamo qua al punto di partenza. Quindi che cosa facciamo? Togliamo i pezzettini di legno che avevo messo. Utilizzerò questo, io l'ho fatto in rame, di solito diciamo si faceva pure il legno, io l'ho fatto in rame, un pezzettino di tubo così. Lo metto dall'interno e da qui taglio le punte in maniera che
tagliato le punte e le inseriamo qui. Facciamo dentro questo. Inseriamo queste, quelle di dentro escono fuori e quelle di fuori vanno dentro. Io ci taglio le punte sempre a sole, bene, meglio. Quindi attorcigliamo, le mettiamo dentro qua. Qualcuno che si è un po' rovinato lo lasciamo fuori, e questo, e vanno dentro. Quelle di dentro escono fuori per qualche altra volta, qualcuno lo lasciamo per vedere, per la treccia deve essere, diciamo, delle stesse dimensioni. Il paniere è quasi completo. Questo lo lasciamo rovinato, facciamo un altro. Facciamo uscire di nuovo fuori e il paniere è completo. Bisogna solo pulirlo e tagliare tutte i pezzettini. Ecco qua, completo. Ecco, il paniere è completo. Ora bisogna tagliare tutto e pulirlo. Bella pulitina. E ci vediamo per un nuovo video, un nuovo tutorial che un altro tipo di cesto. Ecco, il paniere è completato, come vedete.